Caterina, è bastata la tua incornata per mettere al sicuro la qualificazione su un campo comunque ostico? Sì, il campo di Mozzecane è un campo ostico perché qua hanno la loro roccaforte, anche nel campionato di Serie B fanno molti punti qua, è un campo pesante e loro hanno fatto la loro partita, per fortuna siamo riusciti a vincere noi. Un Verona che ha vinto però non ha convinto pienamente, certamente ci vorrà dell'altro in queste tre settimane che si separano dal campionato per presentarsi con una squadra con obiettivi. Sì, abbiamo giocato poche partite insieme e questa partita qua deve essere un punto di partenza dal quale migliorare e dare sempre di più. Io sono convinta che la squadra abbia già un'ottima base e se arriveranno i rinforzi saremo pronte per il campionato. Era arrivata la vittoria, un gol che è bastato per assicurarsi la qualificazione. Sì, è arrivata la vittoria, è arrivato il passaggio del turno, certamente non è arrivata una grandissima partita, anzi tutt'altro. Credo che abbiamo fatto un passo indietro, purtroppo abbiamo fatto tanti errori sia in fase di impostazione anche in fase difensiva, per cui abbiamo sofferto sino alla fine. Comunque l'importante era passare il turno e lo abbiamo fatto. Adesso ci sono tre settimane di tempo per prepararsi al campionato, soprattutto per tesserare queste straniere in arrivo. Oramai siamo avanti anche con i tesseramenti, speriamo che per il campionato di avere a disposizione tutte le giocatrici che la società mi ha messo a disposizione, e in questo caso potremo fare comunque un campionato di buona classifica.